5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80, décollage. E alla fine il gran giorno è giunto. Dopo il rinvio dello scorso novembre dovuto a cause tecniche, il mini shuttle europeo, l'IXV, frutto di gran parte di tecnologia italiana, con il coinvolgimento del Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale di Thales Alenia Space, ha compiuto il suo primo volo di prova. 100 minuti che lo hanno visto rientrare nell'atmosfera terrestre da una quota di 450 km di altezza, dove lo aveva condotto il lanciatore dell'ESA Vega, anche questo frutto di gran parte della scienza e tecnologia italiana. A seguire l'andamento del volo e a monitorarne ogni momento il centro ALTEC di Torino, dove si è svolta la diretta italiana del volo. Il lancio infatti è avvenuto nella base ESA di Kourou, nella Guyana francese, da dove si è collegato il presidente dell'ASI, Roberto Battiston. Alla cerimonia in ALTEC è intervenuto il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini. È un evento che mostra e dimostra un grande passo avanti della politica spaziale europea, di cui l'Italia e la Francia sono e sono state protagoniste assolute in questi ultimi anni. Periodo impegnato per il ministro nell'ambito della ricerca. Domani infatti riceverà il Comitato Internazionale per la selezione del quartier generale di SCA. La sfida è tra Manchester e Padova.